tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi concludiamo il percorso sulla nostra cornice che è partita dall'essere nera e diventata argentata, poi nel secondo video è diventata dorata e ora diamo la patina antichizzante sulla doratura. Infatti questo video è un video dove vi spiego una nuova patina. Vi ricordate? Già vi feci un tutorial del genere che riguardava le patine sui quadri ad olio e le stampe su tela. Vi metto nel box informazione il link di riferimento. Questo invece è un altro genere di patina che si fa sugli oggetti che sono stati trattati con la doratura a missione o a guazzo, di cui ancora non vi ho parlato ma vi parlerò presto. Ma basta blaterare, qui occorre fare, quindi spostiamoci sul piano da lavoro e vediamo l'occorrente per la nostra patina antichizzante. Ecco cosa ci occorre per patinare la nostra cornice dorata, in questo caso dorata con argento e mecca, ma comunque qualsiasi cornice in legno dorata può essere patinata con una patina all'aceto. E allora, per avere una buona patina all'aceto ci vuole dell'aceto di vino bianco, un pennello a setole di bue abbastanza grossetto, dei piatti di plastica e del cotone idrofilo precedentemente inumidito e strizzato, della gomma lacca decerata. Vi ho spiegato già della gomma lacca nei due video precedenti, di cui allego il link nel box informazioni, e dei pigmenti colorati. Io ho scelto del terra di Siena bruciato, del terra ombra naturale, del bruno di Kassel, del nero e del verde rame, credo sia. Sì, però non so se li userò tutti, dovrò vedere cosa mi piacerà proprio cromaticamente apporre nella patina. Come si fa la patina? Ah, naturalmente la cornice da dorare, che è quella che già conoscete, che avete imparato a conoscere nei due video precedenti. Due video fa l'abbiamo fatta diventare da nera ad argentata, nel video precedente l'abbiamo fatta diventare da argentata a dorata e adesso la patiniamo. I link dei video precedenti li trovate nel box info, come già vi ho detto. Allora, prendiamo innanzitutto il verde. Perché il verde? Perché il verde dà quella parvenza di ossidazione dei metalli. Quando l'argento un po' prende dell'acqua, diventa subito verde. E dell'aceto di vino bianco. Proprio poco. Mettiamone delle gocce, alcuni pigmenti frizzeranno al contatto con l'aceto perché appunto l'aceto è acido. Nel frattempo mi preparo anche un altro piattino dove andrò ad apporre i bruni più scuri. E sempre con l'aceto. Mi bagno. E per adesso mi fermo qua. Se si mischiano non fa nulla, Benissimo, facciamo una pappetta non troppo liquida, così. E con il bruno, per esempio, comincio con questo, vado a infilarmi in tutti gli interstizi della cornice, in tutti i rigori. La sporco tutta, perché la patina altro non è che la simulazione del tempo che si appone su di un pezzo. E il tempo cosa fa se non sporcare? La patina all'aceto è un'ottima patina
Perché nel momento in cui la si lavora è una patina che viene rimossa con una facilità estrema, quindi se abbondiamo, se la mettiamo in punti dove non vogliamo, è facile da rimuovere. Ma col tempo diventa tenacissima e molto difficile da rimuovere. Questo è il motivo per cui nei due video precedenti io non mi sono curata di chiudere perfettamente tutti gli spazietti della doratura perché giocavano a mio favore. Se invece avessi voluto una doratura a specchio moderna, avrei dovuto essere più accurata. Fatto ciò, prendiamo il nostro batuffolo di cotone idrofilo o pezzetta e cominciamo a tamponare disordinatamente e velocemente, in un senso e in un altro, in un senso e in un altro, in un senso e in un altro. Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra e poi un po' così casualmente, in un senso e in un altro. Senza in un altro, se diventa troppo sporco, nelle parti lisce non lasciamo troppa abbondanza di patina, perché sennò si vede che è una cosa artificiale. Nelle parti invece a ghirigori possiamo essere più generosi, perché naturalmente il tempo deposita di più la sporcizia proprio nelle parti che ne offrono il maggiore alloggio. Ok, un po' di verde che nel frattempo si è asciugato, un po' di aceto, un po' negli angoli, il verde non dovunque, solamente in alcuni punti. Qui togliamo l'eccesso del verde, dobbiamo toglierne di più, anche se ancora ci ripasseremo, eh. Poi col pennello di prima sporco lo ristendiamo, perché il verde non deve essere sfacciato, deve esserci e no. La patina è qualcosa che va molto a gusto personale, quindi qui vi posso aiutare fino a un certo punto, mostrandovi come faccio io, ma non è detto che voi, che il vostro gusto incontri il mio.
Per esempio, io mi fermerò qua, così. Non aggiungerò nero, perché già è abbastanza carica. Non aggiungerò terra di siena, mi bastano questi due colori. Aspetto un attimo che si asciughi e dopodiché con un po' di cotone idrofilo asciutto andrò a lucidarla. Benissimo, a questo punto che è un po' asciugato, con un batuffolo di cotone idrofilo, però stando molto attenta a non lasciare appunto i peletti, meglio ancora facciamo con una pezzetta che non ho a disposizione in questo momento, lucidiamo un po'. Quindi scarichiamo un po' di patina nei punti più in evidenza e rimuoviamo, se usate il cotone idrofilo, i peletti che rimangono attaccati. Quando vi ritenete soddisfatti, prendete un pennellino, la gomma lacca decerata, versatevene un po' in un piattino, poco poco ve ne serve, e con molta maestria e velocità, perché questa vi sposterà la patina, passate sopra la vostra cornice. Dove invece la patina è troppa secondo voi e la volete spostare, approfittate, spostatela e rendete più lucidi alcuni particolari. Tipo io questa foglia la vorrei far venire un po' più fuori, e anche qui. Questo serverà per fissare ulteriormente la patina, per proteggere tutto il lavoro che abbiamo fatto e per consentirvi di pulire la cornice. Così, disordinatamente, passo la decerata perché non rilascerà ulteriore colore e quindi non andrà ad intaccare il grado di doratura che avevo precedentemente scelto con la mia meccatura. Anche qui non strisciate molto, andate semplicemente frizionando, tamponando leggermente. Aspettiamo che asciughi il tutto e ve la faccio vedere poi ultimata. Ed ecco alla fine del nostro lavoro la patinatura pronta e la cornice antichizzata. Un lungo percorso durato 3 video che ha trasformato del tutto una modernissima cornice in un qualcosa di rivisitato a mio gusto. E così abbiamo finito il nostro bel percorso lunghissimo sulla nostra cornice. Vi siete resi conto come un oggetto, prima di diventare quello che molto spesso desideriamo che sia, ha bisogno di vari passaggi che ne costituiscano l'anima, appunto, di quell'oggetto. La patina è quello che dà la finitura esterna, forse la parte più importante, perché se fatta male rovina tutto il nostro lavoro precedente. E anche una parte innocua, perché lì per lì, mentre la si fa, è facilmente removibile, come avete visto. Questa esperienza potete riproporla su ogni genere di oggetto, ligneo o plastico, dorato con la doratura o dorato con l'argento e mecca. Spero che questo tutorial vi sia stato utile e vi rimando al prossimo. Non mi rimane che salutarvi, da Ombretta d'Arte per te è tutto. Arrivederci!